Nel 1530 il cardinale Francesco Pisani divenne proprietario di questa villa e acquistò anche tutti i possedimenti terrieri limitrofi, che erano di parecchie migliaia di ettari. E la volle subito rendere grandiosa, riuscendo a trasformare il piano nobile in stanze sontuose che vennero poi affrescate dai più grandi artisti del tempo, come lo Zelotti, ad esempio. L'ultimo discendente dei Pisani, Almoro III, sposò Evelina von Millingen e i due vissero una meravigliosa storia d'amore che riuscirono poi a eternare nella ricostruzione di questa meravigliosa villa. Ad esempio, eliminarono la scala esterna e la sostituirono con una bellissima balconata esterna e poi si dedicarono particolarmente al giardino. Il giardino divenne il punto d'incontro delle loro anime, anche quando Almoro morì poi per un cancro terribile. Evelina rimase e coltivò questa, prolungò questa storia d'amore nell'amore che profondeva per le sue piante. Evelina si dedicò con particolare attenzione al giardino e costruì proprio, creò degli ambienti a cui diede dei nomi specifici, ad esempio l'Orangerie in onore del medico botanico svedese Christian de Pass, che appunto al tulipano aveva dedicato grande studio. E proprio nell'Orangerie possiamo ammirare ben 60.000 specie di tulipani. Poi creò la moquerie, ossia lo scherzo fantastico, il bizzarro, lo spazio, il luogo in cui poteva esprimere il suo stesso carattere bizzarro, con l'accostamento di fiori e piante di natura alpina, con piante orientali, e con inserti di vario tipo, anche strutturali, come anche finti pavoni. Estintosi così il ramo dei Pisani di Santo Stefano,
La villa passò poi al nipote dell'Almorò, Carlo Guido Bentivoglio d'Aragona, che la lasciò poi in eredità alla nipote Elisabetta Nani, contessa di Mocenigo. La villa, rimasta abbandonata, nel 1969 fu venduta a quelli che sono adesso gli attuali proprietari. La storia di questa villa, che è certamente, come vedete, impegnativa, gigantesca, grandissima, vi faccio osservare per esempio che questo soffitto è prestigioso, perché è l'esempio più tipico del come il Palladio faceva le coperture delle ville, che è prestigiosa l'architettura di questo ambiente, tenendo conto che questo ambiente non apparteneva all'area abitativa. Erano le aree dell'agricoltura. Qui, quando siamo venuti noi, abbiamo trovato che essiccavano il tabacco qua dentro. Quindi, però, la bellezza dell'arte noi la riconosciamo a questi grandiosi architetti, artisti o pittori, come avete visto passando. Io vi sto raccontando, cercando di sintetizzare, perché quando io sono venuta a vivere qua 60 anni fa, questa dimora mi è stata consegnata dal proprietario di allora con una frase semplicissima di 4 parole. Ho chiesto se mi davano delle informazioni storiche per poter conoscere, anche perché io ho studiato letteratura e storia, quindi sono appassionata, e mi ha detto: l'ultima Pisani era la preferita del sultano, nata in Turchia, detta la Turchetta. Immaginate voi che cosa può suscitare una definizione del genere, no?
Allora mi ha stimolato una ricerca, per cui se una volta coi genitori volete fare una passeggiata, io vi mostro un archivio pazzesco di cose che ho raccolto, ma perché nessuno si era mai curato di fare un archivio di questa storia.